L'Associazione Radicale Certi Diritti ha lanciato 2 anni fa una campagna che si chiama di affermazione civile, che si ispira alle lotte non violente degli anni 50 di Rosa Parks e di Martin Luther King, di Milk, e cioè prevede una forma di disobbedienza civile, cioè la richiesta delle pubblicazioni per il matrimonio per le coppie dello stesso sesso, e quando il comune oppone il diniego le coppie fanno ricorso, cioè si usa la via legale come risposta all'ignavia, all'indifferenza della classe politica, che è totalmente incapace di fare appunto leggi di civiltà. Questa è una campagna, quella di Francesca Di Manuel, che si inserisce in questa campagna di affermazione civile, che prevede, una volta opposto il diniego da parte dei comuni, il ricorso dei tribunali. Grazie a questa campagna in 4 città, in 4 tribunali, una corte in 2 tribunali e 2 corti d'appello, i magistrati, i giudici hanno stabilito che i ricorsi avevano un fondamento giuridico, cioè hanno detto: quello che voi dite riguardo il richiamo all'articolo 3, all'articolo 29 della Costituzione ha un fondamento, avete ragione, se non in tutto, parte del ricorso ha un suo fondamento giuridico. Quindi rinviamo alla Corte Costituzionale la decisione, e da 2 anni, grazie a questa campagna, la Corte Costituzionale è ora chiamata a rispondere a 4 rinvii, non di 4 coppie, ma addirittura di 6 o di 7 coppie, perché il Tribunale di Trento, per esempio, erano 2 le coppie che avevano fatto questo ricorso. Noi non sappiamo cosa deciderà la Corte Costituzionale, ma già riteniamo che rispetto all'immobilismo, alla vergogna di questa classe politica, all'immobilismo totale di cui non si preoccupa minimamente dei diritti di queste persone, ci auguriamo che già questo sia un grande passo avanti. Speriamo che la Corte Costituzionale ritenga fondati questi ricorsi e dica al Parlamento: è ora che vi diate una mossa. Come ricordava Francesco poco fa, in questo Parlamento da quasi 20 anni sono sotto la polvere decine e decine di proposte di legge, disegni di legge su unioni civili, su matrimonio gay, su omofobia, eppure nulla di queste leggi ancora è stata neanche discussa. L'unica è stata l'omofobia, ma poi abbiamo i nuovi eroi vaticani che ci hanno detto che addirittura era incostituzionale. Appena l'hanno messa in votazione, questo democratico Parlamento ha detto: sì, è vero, questa proposta di legge è incostituzionale, cioè roba che in qualsiasi altro paese sarebbe stata una barzelletta. In Italia non è una barzelletta, è una faccenda molto seria, e quindi vi invito a sostenere, per questi motivi, per queste ingiustizie, per questa assurdità, per questa vergogna, per la vergogna che rappresenta oggi l'Italia rispetto ai suoi cittadini, vi chiedo veramente di sostenerci, aiutarci, aiutate Francesco Emanuele, aiutate la campagna di affermazione civile, aiutate Certi Diritti, aiutate tutte le coppie che chiedono riconoscimento dei propri diritti. Vi ringrazio davvero per essere qui oggi. Do adesso la parola a Donatella Poretti, senatrice radicale. Pensateci bene, ragazzi, prima di sposarvi, a parte questo appello a pensarci bene. Infatti il problema è che io posso scegliere di non sposarmi, e caparbiamente insisto a non volermi sposare con il mio compagno, nonostante che abbiamo una figlia, perché con una figlia è tutto molto più complicato. A proposito di discriminazioni, avere una figlia che nasce dentro il matrimonio o fuori dal matrimonio comporta una serie di limitazioni soprattutto, e di conseguenze negative soprattutto per la figlia, che poche colpe, poca scelta ha e poca libertà ha di scegliere dentro o fuori dal matrimonio. Se però io posso liberalmente scegliere appunto di non sposarmi, la cosa che non capisco è perché voi due non possiate fare questa scelta, cioè voi siete obbligati a stare nella stessa mia condizione che io invece liberamente decido ancora al momento di mantenere. Qualche giorno fa, prima di Natale, via a Firenze avevamo fatto una conferenza stampa analoga e io e l'altro senatore radicale Marco Perduca eravamo andati a una conferenza con Massimo e Emanuele, che sono appunto una delle coppie che attraverso i ricorsi fatti per via tribunale hanno ottenuto
che la Corte Costituzionale possa pronunciarsi su questo, su questa vicenda veramente incredibile, per cui due coppie che si trovano ad amarsi ma a essere dello stesso sesso hanno dei diritti in meno rispetto a coppie che invece sono di sesso diverso. In quell'occasione appunto è stato ricordato come questa nostra iniziativa, l'iniziativa che ricordava prima Sergio Rovasio, di affermazione civile, e quindi di vari tribunali, di varie procure che vengono interpellati affinché si chiarisca una volta per tutte che la legge è uguale per tutti e tutti sono uguali davanti a quella legge che riconosce la possibilità di accedere a un istituto giuridico quale il matrimonio. Bene, ad ottobre pare più o meno dovrebbe pronunciarsi la Corte Costituzionale e credo che più pronunciamenti ci saranno da parte dei tribunali, più iniziative si verranno a creare in questa direzione, più possibilità anche che ci siano degli articoli di tipo giuridico, dei commenti, delle note, e maggiore libertà avrà la Corte Costituzionale a emettere una sentenza nel rispetto della stessa Carta Costituzionale. Sappiamo bene, e lo denunciamo da anni come radicali, come spesso invece purtroppo la Corte Costituzionale viene sottoposta a delle pressioni di tipo politico e a quelle risponde invece che alla Carta Costituzionale, alla nostra Costituzione, per emettere delle sentenze. Io sia la scorsa legislatura che questa abbiamo depositato un disegno di legge, in questo caso il 594, che appunto permette, in caso venisse approvato, la possibilità di accedere al matrimonio da parte delle coppie dello stesso sesso. E la relazione la inizio con quella che vorrei che fosse la sentenza della nostra Corte Costituzionale. In realtà, e lo dico subito, è la sentenza della Corte Suprema Californiana del 15 maggio del 2008, ma credo davvero che si potrebbe tranquillamente trasferire queste parole, queste poche parole, semplici parole, anche alla nostra Corte Costituzionale. Limitare la definizione di matrimonio a un'unione tra un uomo e una donna è anticostituzionale e questo passaggio deve essere eliminato dal testo legislativo. In realtà, per eliminare questo passaggio dal testo legislativo basta semplicemente, dico caricandolo il semplicemente, togliere la parola marito e moglie dal nostro codice civile e mettere più semplicemente la parola coniugi, dove per coniugi si intendono due persone, non importa quale sesso hanno, avevano o avranno, ma due persone che decidono di vivere la vita insieme e che decidono che lo Stato starà lì a fare da garante, starà lì a chiedere il rispetto di quelle promesse che intendono farsi le due persone davanti appunto allo Stato quando decidono di accedere all'istituto del matrimonio. Io credo che questa davvero sia la battaglia da fare e che qui c'è la discriminazione dei diritti per le coppie omosessuali. La battaglia sulle unioni civili, sui PACS, sui Didorè, quella è un'altra cosa. Il che non vuol dire che non occorre fare anche quella, ci mancherebbe altro. Quella la dobbiamo fare tutti, coppie omo e eterosessuali. Ma la battaglia per vedere la fine di questa discriminazione per le coppie dello stesso sesso è questa del matrimonio. Quando il Zapatero, José Luis Zapatero, venne approvata in Spagna la legge appunto che permetteva il matrimonio gay, pronunciò delle parole davvero importanti.